Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Nel video di oggi vi spiegherò come realizzare in maniera facile un fusibile elettronico, cioè un dispositivo che interviene e stacca corrente elettronicamente, diciamo al posto di usare un magnetotermico o un fusibile. È molto più veloce di un fusibile e ci aiuterà a proteggere meglio le apparecchiature sotto prova e il nostro impianto elettrico. Proseguite nella visione e vedrete come ho fatto a realizzarlo. Allora, buongiorno e benvenuti per questo, diciamo, mio nuovo progettino che lo condivido con voi. Lo condivido perché, come al solito, come ho già spiegato, io non voglio insegnare niente a nessuno, non sono in grado di insegnare niente a nessuno, però mi piace condividere quello che faccio e pertanto mi accingo, diciamo, a fare questo fusibile elettronico e lo condivido con voi. Questo perché voglio fare questo fusibile elettronico? Perché spesso e volentieri quando andiamo a provare un oggetto, magari, o costruiamo qualcosa di nuovo, potrebbe darsi che ci sia un sovraccarico nell'oggetto in prova, un cortocircuito o roba del genere, diciamo un assorbimento anomalo, e succede che se mi va in cortocircuito l'apparecchio che ho sotto prova, che sto facendo magari un alimentatore o quello che sia, salterà il fusibile che ho sul quadro o il termico che ho sul quadro, e insomma non è piacevole. Io voglio fare invece qualcosa che sia più veloce di un fusibile, più veloce di un magnetotermico. E questo, diciamo, è lo schema di principio, anche perché se più è veloce l'intervento in protezione e più diciamo l'apparecchio sotto carico sarà protetto. Quando si prova degli apparecchi, ovviamente anch'io come tanti, si mette la famosa lampadina in serie e si prova che tutto vada bene, però questa lampadina, se lo vogliamo provare appieno, quando vediamo che non c'è cortocircuiti eccetera, la elimineremo, lo staccheremo e collegheremo in maniera diretta, sicché è in questo caso che se ci sono dei cortocircuiti è importante che intervenga magari una protezione più rapida di un semplice fusibile o di un semplice magnetotermico. Allora, il circuito in base, lo schema base, diciamo, di questo circuito è semplice. Si usa un operazionale, si usa questo qui è un TA, un trasformatore, praticamente è un avvolgimento posto su un rocchetto dove ci passa all'interno il filo, diciamo, della 230, della 220, che va al carico. Quando qui scorre una data corrente ai capi del TA, ai capi di questo trasformatore, si produrrà una certa tensione. Questa tensione sarà proporzionale alla corrente che scorre qua dentro. Con questo potenziometro regoliamo la soglia. Quando viene superata la soglia, qui avremo un'uscita, diciamo, alta, che andrà a pilotare un circuito, diciamo, che stacca il carico completamente. Questo ovviamente è uno schema più che di principio, nel senso è tirato lì per spiegare il funzionamento. Ovviamente così non funzionerebbe, è solo di principio, poi ci andrebbe la resistenza di controreazione e compagnia cantante, però mi è servito questa cosa qui per spiegarvi come potrebbe funzionare il circuito di comando, il sensore della corrente. Ora, siccome io sono pigro, potevo realizzare ovviamente un circuito completo, fare lo stampato e proseguire, però siccome sono pigro mi sono reso conto che fra le altre cose che avevo, c'avevo questo oggettino qui. Ora ve lo inquadro un attimino più da vicino. Un attimino, questo oggettino qui ora lo inquadro, vediamo se non sfuoca la telecamera. L'ha sfocato, torno indietro, ecco qua. Allora, questo oggettino qui è un praticamente un circuito che serve per far partire
un'apparecchiatura quando qui all'interno scorre una alta corrente. Praticamente qui, ora si vede male, allora, perché è nero, tutto nero, qui c'è un foro, questo foro qui ci passa il filo che io ho fatto due giri perché mi serviva che fosse un pochino più sensibile di quello che era del normale, e quando scorre abbastanza corrente qui dentro, che era regolata da un trimmer che era qua e io ci ho messo un potenziometro, faceva scattare questo relè qui. Questo circuito qui io l'avevo già usato, sicché è abbastanza affidabile, l'ho usato da un amico che ha una carrozzeria per fargli partire un aspiratore tutte le volte che attaccava una macchinetta di quelle per scartavetrare, sicché sono già 3 anni che funziona 8 ore al giorno almeno, è alimentato 8 ore al giorno, sicché posso dire che nonostante sia un prodotto, poi vi metto il link, che si trova sul mercato diciamo asiatico, è un circuito che è affidabile. Io che ho fatto per evitare ovviamente di fare tutto lo schema, che ho fatto, ho tolto i relè e poi vi ho messo queste resistenze qui, che comunque sono da 0-1 ohm, sicché è come se non ci fossero queste due. Ho riportato la bobina del relè, l'ho riportata su questi morsetti perché mi faceva comodo. Vi ho messo queste resistenze qui, che potrebbero essere sostituite, che non sono resistenze, sono 0-1 ohm, praticamente non è niente. L'ho messe perché non ho voluto mettere il filetto, però potete sostituire queste resistenze, chi lo volesse fare e prende questo apparecchietto, queste resistenze le sostituisce con un pezzetto di filo, fa un ponticello fra qui e qui e fra qui e qui, e questa resistenza qui simula, diciamo, la bobina del relè. È una resistenza da 1000 ohm, la mette qua e simula la bobina del relè. Perché c'è stata messa la resistenza? Perché ovviamente se non il circuito non avrebbe funzionato. Questo integrato qui, che è un doppio operazionale, che sente la corrente che passa attraverso qua, e faceva scattare relè quando si superava una certa soglia. Ovviamente appena la soglia ritornava normale il relè si staccava, sicché accendeva quando sente, se lui accende quando sente una data corrente e spenge quando la corrente non c'è più, sicché diciamo non va bene per quello che vogliamo fare noi completamente, ma va bene per essere usato come sensore. Per questo perché? Perché se noi andiamo a vedere la costruzione del TA, di questo qui, questo avvolgimento qui, andrà fatto con tantissime spire di filo, perché quello che si trova in circolazione di solito non è abbastanza sensibile, e sicché diventa una cosa noiosa farsela a mano o andare a trovare una bobina che poteva essere adatta. Questo era già fatto, e sicché in questa maniera qui regolerò la corrente con questo potenziometro qui, la soglia, tanto mi basta fino a 5-6 ampere, non di più. E succede che su questo morsetto qui avrò un positivo fisso che andrà a zero quando si supera la soglia impostata dal potenziometro. Allora, in questa maniera qui non sarebbe bastato, però vi faccio vedere lo schema che è qua, ora lo rialzo. Io ho completato, diciamo, lo schema, il circuito, con questo schema qui, in maniera che quando si supera la soglia il circuito rimane attivato, non ritorna indietro, se no tutte le volte, solo semplicemente con quell'apparecchietto lì, tutte le volte che sente corrente si accende il relè, e tutte le volte che la corrente non c'è più il relè si stacca. Ora io ho tolto il relè perché c'ho da pilotarci un altro circuito, anche perché il relè ha un tempo di intervento abbastanza lungo, perché è un apparecchio meccanico che c'è da mettersi in moto. Allora, lo schema diventa in questo modo qui. Allora, questo è quello che vedete sullo schema, sta su una basettina così piccolina. Ho fatto questa basettina,
e c'è un SCR che è questo qui, un transistor di comando e qualche resistenza, non c'è altro. Allora, praticamente questo qui viene dal modulo di corrente, dove avevo detto che c'era il positivo fisso. Che succede? Se la corrente non è impostata, cioè se la corrente è minore di quello a cui abbiamo impostata la soglia, qui c'è corrente, questo transistor conduce, qui questa, attraverso questa resistenza arriverebbe qui il positivo che viene buttato, diciamo, a massa, e qui ci ritroviamo i famosi 0,6-0,7 volt, diciamo, della giunzione base, della giunzione collettore-emettitore. Questa tensione qui viene mandata sempre tramite questa resistenza, la mandiamo qui. Ora, ovviamente, qui ci abbiamo circa, si è detto, 0,6-0,7 volts. Per far sì che qui non ci sia niente, ho messo questo 1N4007, ma potrebbe essere anche un 1N4148, perché la corrente che scorre è veramente bassa, in maniera che questo mi fa la stessa caduta di tensione che ho qua. Perciò qui avrò, quando questo è in conduzione, cioè quando il circuito è a riposo, quando non scorre abbastanza corrente, questo conduce, qui avrò questi 0,6-0,7 volts che di qua me le trovo a zero, perché questo diodo, diciamo, ma annulla il procedimento, diciamo, annulla questa tensione qui, perché mi fa un'altra caduta di tensione di 0,6-0,7 volts, sicché qui non ci arriva nulla. Questo diodo qui si potrebbe anche eliminare, è difficile che, siccome l'SCR innesca sopra gli 0,7 volts, gli 0,6 volts, però non si sa mai, un impulso spurio o qualcosa del genere mi fa dei falsi inneschi all'SCR. In questa maniera siamo tranquilli che lui non avrà falsi inneschi. Questa resistenza qui da 10k serve comunque a tenere basso il gate dell'SCR. Allora, sempre quando la corrente è sotto la soglia, questo SCR non conduce. Allora, avremo, dopo poi vi spiego anche cosa servono questi diodi LED. Allora, qui avremo il positivo a 12 volts che arriva qua e alimenta un relè allo stato solido, che è questo. Il relè allo stato solido è questo qui, e praticamente abbiamo qua il comando, che può essere da 3 a 32 volt come comando, e qua praticamente c'è l'uscita, sicché quando il relè a stato solido è alimentato, è a stato solido sicché è molto veloce, non è come un relè meccanico, ovviamente, sicché quando questo è alimentato, questo qui farà passare la corrente, la tensione, quello che come la vogliamo intendere, praticamente farà accendere il carico, avremo tensione sulla presa del carico. Questa bobina che ho disegnato qui è praticamente il TA che vi ho fatto vedere nello schema di prima, è il sensore. Attraverso il filo che porterà corrente e andrà poi sulla presa, io lo userò. Chiaramente il filo passerà attraverso il sensore, sarebbe questo filo qui praticamente, e mi servirà per sentire la corrente che scorre attraverso il relè. Quando avrò, diciamo, quando si supera la soglia di corrente, questo transistor qui, da positivo che era, sulla base mi ci troverò zero, sicché questo transistor qui non condurrà più, e il 12 volts attraverso queste due resistenze qui, attraverso il diodo, andranno a polarizzare il gate dell'SCR, perciò l'SCR si innesca. E sicché la tensione positiva che prima andava a relè andrà a zero, e il relè staccherà il carico e rimarrà in questo stato fino a che non si resetta l'SCR. Pertanto, come sente una tensione, una corrente anomala, lui si innesca e mi toglie, diciamo, la corrente sul carico. In questa maniera abbiamo
l'intervento rapido, perché ripeto è un relè a stato solido, e riusciamo a proteggere il nostro circuito in maniera migliore che di un semplice fusibile o di un semplice interruttore magnetotermico. In più, con il potenziometro che avevamo sempre, questo qui che avevamo sul circuitino, potremo regolare, diciamo, la tensione fino, ripeto, a me mi basta 5-6 ampere massimo del carico, però la potremo regolare magari anche a mezzo ampere, anche a un ampere, e potremo regolare noi l'intervento di questo circuito qui, che mi va a proteggere il circuito sotto test, ma anche il nostro impianto, per evitare che di far scattare termici e compagnia cantante. Allora, questi LED qua mi serviranno per indicare quando è intervenuta la protezione. Non sono indispensabili, ma mi piaceva che venisse indicato quando il circuito scatta. Sono tre diodi LED. Perché? Perché fra qua e qua, cioè ai capi di questa resistenza, a cose normali, c'ho, mi pare, 4 volt di caduta di tensione, e se mettevo un solo LED ovviamente mi si sarebbe acceso. Invece con tre LED rossi in serie, questi staranno spenti fino a che questo non conduce. Al momento che questo conduce, la corrente, diciamo, passerà attraverso questi circuiti qui, questi tre LED e questa resistenza, attraverso SCR, e qui mi si accende. Sì, che non solo quei, perché qui va a zero, ovviamente mi manderà a zero il comando del relè che si spenge, il relè allo stato solido, insisto, e nella stessa maniera mi accenderà questi LED qui, e che mi indicheranno che è stata superata la soglia. Poi qui che abbiamo, questo qui è il tasto di reset, perché una volta che è scattato e io avrò staccato dalla presa il mio carico, per far ripartire il circuito premo questo tasto qui, che mi cortocircuita praticamente l'anodo e il catodo dell'SCR, e sicché togliendone il carico l'SCR si ripristina praticamente. C'è due sistemi per fare reset, uno è questo, l'altro sistema sarebbe stato con un aver messo questo, però invece che normalmente aperto, normalmente chiuso, in serie a questa linea qui, sicché nella stessa maniera gli toglievo il carico e avrei resettato l'SCR comunque. Però non avevo un pulsante normalmente chiuso, e perciò ho fatto nella maniera più classica, sicché premendo questo si resetta l'SCR e rie in, diciamo, nella posizione iniziale. Quest'altro invece, questo sarà un interruttore, e questo interruttore qui mi escluderà la protezione, perché se io non voglio che intervenga la protezione lo premo, lo faccio scattare, e lui mi cortocircuita sempre a massa questo ramo, e pertanto la 12 volt che attraverso questa resistenza, quando c'è una sovratensione, una sovracorrente, scusate, ora mi leggo, è mattina presto, si vede, ma andrebbe verso l'SCR, in questa maniera qui rimane sempre cortocircuitata a massa, perciò in questo caso l'SCR non si innesca mai, e in questa maniera abbiamo l'esclusione della protezione. Il circuito è banale, spero di essermi spiegato sul funzionamento. Ovviamente fate riferimento allo schema elettrico, se non mi sono spiegato bene, come spesso succede, ci sarà sicuramente qualcuno che mi dà del bischero nei commenti. Comunque, orientativamente è una cosa, diciamo, facile, e vi consiglio di sfruttare, se lo volete fare, questo circuitino qui, perché non dovete stare a mattire a fare voi con
un operazionale il circuito di comando, il sensore della corrente. Ci sono già fatti, vi metterò il link, funzionano, e sicché non vedo perché bisogna ammattire a fare un circuito ex nuovo quando ci sono già fatti. Poi ovviamente, come ripeto, se ne trova tanti schemi anche in giro per farlo funzionare comunque, sicché lo potete fare. Ho messo il tutto in una scatolina della Jevis, perché farà pandan con l'altra scatolina dove c'ho gli interruttori dell'inserzione e la disinserzione delle lampade in serie al carico. Sicché lo schema ve l'ho detto, ve l'ho fatto vedere, continuate a seguire il video, si passerà alla parte pratica e poi vi farò vedere come funziona una volta che l'avrò collegato al banco insieme con l'altra protezione delle lampade. E niente, andiamo avanti così. Ecco qua, ho montato nella scatolina tutto il circuito, non vi ho fatto vedere la cablatura perché sarebbe stato alquanto noioso. Comunque, diciamo, è un montaggio un pochino spartano, tanto poi viene chiuso, non si vede niente, e sicché va sotto il banco praticamente, si vedrà solo la parte anteriore, sicché non sono stato a fare grandi cose, anche perché poi diciamo, in questa scatolina qui non è come quando uno lo mette in un contenitore e fa uno strumentino, ma siamo obbligati con quello che c'è. Pertanto si va avanti così. Allora, qui c'è il modulino che avevate visto, che è quello che fa da sensore della tensione. Qua abbiamo quello che avete visto nello schema elettrico, che è il comando con l'SCR che andrà a bloccare eventualmente quando sente la sovracorrente da questo circuito. Lì arriverà l'impulso e bloccherà il relè a stato solido. Questo semplicemente è un alimentatore banalissimo con un trasformatore, un ponte di diodi, che è questo, un condensatore, c'è cioè un 7812, diciamo, come regolatore di corrente. Non ve l'ho nemmeno fatto vedere perché è veramente semplice. Lo accendo un attimino. Lo accendo, diciamo, quando il circuito, un attimo, ecco, quando il circuito è acceso, si accende questa spietta qui e si vede la spia, questa qui sul relè, che è in questo momento è alimentato, pertanto passerebbe, diciamo, corrente. Ora io abbasso a zero in maniera che scatti la protezione e, come vedete, si è spento la spia del relè, e vuol dire che non conduce più. Ora vi faccio vedere anche un attimino il pannellino davanti, alimentato. Allora, il pannellino davanti è alimentato in questa maniera qui, lo mettiamo centrato un attimino. Semplicemente abbiamo questa spia qui che dice che c'è tensione d'alimentazione. Poi questo qui è il regolatore della corrente. Ci ho disegnato le varie correnti a cui interviene, ovviamente non sono precisissime, però qui scatterà intorno a 1 ampere, intorno a 2 ampere, intorno a 3 ampere e intorno, diciamo, ai 6 ampere. Ora io abbasso del tutto questo interruttore, questo potenziometro, e lui andrà in protezione e si accende questo, diciamo, triangolo che dice che il circuito è andato in protezione. Lo ritiro su un attimino, questo qui fa il reset. Una volta fatto il reset, l'apparecchio è pronto a funzionare tranquillamente fino a che non sente un'altra sovracorrente. Se premo questo interruttore qui, lampeggia questa spia qui a indicare che l'apparecchio ora non è protetto,
e sicché ci viene, c'è la scritta non protetto, lampeggia. Se io anche metto a zero questo qui, vedete, la protezione non interviene. Ora sposto un attimino la telecamera e si fa la prova un attimino con due lampade. Finita di fare la prova con due lampade, io lo monterò al suo posto e dopo si prova in maniera definitiva, diciamo, al posto dove deve stare. Un attimino che sposto la telecamera. Allora, ho spostato la telecamera, spero che si veda bene, spero che si veda anche l'indicazione eventualmente dell'amperometro. Ci sono qualche lampada. Ora si fa la prova, si accende, diciamo, un paio di lampade. Ora è chiaramente falsa un po' la lettura della telecamera, comunque se non so se qui si vede, segna circa 0,82 A. Noi ora indietreggiamo un attimino con il potenziometro fino a fare scattare il circuito. Ecco fatto, abbiamo fatto scattare il circuito, si sono spente le lampade. Ora mettiamo il circuito leggermente più avanti, premiamo il tasto di reset, si dovrebbe riaccendere, facciamo con una lampada alla volta, si accende, siamo sempre a 0,82 A, sicché abbiamo alzato un attimino la corrente di soglia. Proviamo a accendere le altre due lampade, che sono, allora, queste due lampade qui che sono accese ora sono da 100 watt, mentre queste altre due sono da 25 watt l'una. Accendiamo una lampada e accendiamo, ora siamo a 0,93 A, accendiamo anche l'altra lampada e è intervenuta la protezione, c'è stato un sovraccarico e lui si è diciamo spento. Possiamo fare anche la prova un attimino, lo fermo un attimino e poi metterò un fusibile in uscita, che ora c'è da 6,3 A, metteremo un fusibile più piccolino e vedremo se interviene o se si brucia il fusibile. Dovrebbe essere più veloce del fusibile, dovrebbe essere, e si fa questa prova qui un attimino. Allora, eccomi di nuovo qua. Questo è il fusibile che era presente nel portafusibile, è un fusibile da 6,3 A. Ora metto un fusibile da 200 mA, ovviamente non si vede, è troppo piccolino, ma insomma ve lo dico io, è 200 mA. Lo mettiamo all'interno. Si era detto che avevamo un carico di 1 A, avevamo con il carico di 1 A interveniva la protezione. Sono praticamente 100 200 250 watt, e sicché ora alimento il circuito, alimento, e qua abbiamo una presa e una spina. Come io inserisco, dovrebbe saltare la protezione. È partita la protezione subito, è partita, e praticamente non dovrebbe essere saltato il fusibile. Resettiamo, svitiamo le altre lampadine lasciandone solo una piccolina perché il fusibile è piccolino, si accende e pertanto vuol dire che la protezione è scattata più velocemente che dell'intervento del fusibile. Abbiamo avuto un assorbimento 4 volte superiore a quello del, anzi 5 volte, perché era 200 mA e assorbivamo 1 A, però il circuito è intervenuto molto prima del fusibile e ha fatto in maniera che non si bruciasse il fusibile e che si proteggesse, diciamo, il resto. Sicché questo funziona, lo metto a posto e poi dopo ci vediamo quando è messo a posto, lo riproviamo con un paio di apparecchiature. Ecco fatto, l'apparecchio è stato messo a posto, è stato messo sotto al commutatore delle lampade che mettevano le lampade in serie. Prima ci avevamo solamente questo apparecchio, diciamo questi due interruttori, così è tutto spento, così metteva una lampada in serie, così aggiungeva una lampada in parallelo alla prima lampada per protezione ovviamente, e così escludeva le due lampade e andava diretto e si accendeva ovviamente la luce, che la spia che non era protetto dalle lampade. E in questa maniera qui
abbiamo messo il nostro fusibile, diciamo, elettronico. Ora diamo un carico. Sono circa 2 ampere, spero che si vedano. Che si veda. Ora in questo momento non è protetto, lo proteggiamo, lo facciamo scattare. Torniamo un attimino indietro. Escludiamo un attimo la protezione per fare accendere le lampade, perché se no, ovviamente, quando il filamento è freddo assorbe di più. Sicché stiamo assorbendo 2 ampere, gli diamo un altro pochino di carico. Ora siamo su 2,1 ampere, un altro pochino ancora di carico e è intervenuta la protezione. Praticamente avevamo messo su circa 2 ampere, abbiamo dato un pochino di più. E lui a 2,2 circa ampere è scattato e ha protetto, diciamo, il nostro impianto, e ha protetto anche l'apparecchio che eventualmente fosse andato in cortocircuito o in sovrassorbimento. Niente, se, come al solito, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate. Io spero di aver non insegnato nulla a nessuno, perché, come ripeto, non insegno nulla. Propongo delle cose che faccio, e se a qualcuno ha avuto uno spunto, io sarò contento. Comunque, commentate e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.